Allora, proviamo adesso a fare qualche cosa di classico. Un fondo giallo questa volta, sempre con la Bintar Coat. Notare che anche se il foglio è giallo si riesce a far venire il bianco, quindi significa che il trasparente scioglie anche quello che è il colore che è di base del foglio, diciamo. Adesso facciamoci
po' di ombra. Radici. Fatto, ci siamo quasi. Allora, va bene, questo era ancora una prova sulla binda coat fondo giallo, firma Mauro Sposito 2020. Così ve lo faccio vedere.
l'albero, allora è importante fargli le sfumature con il dito così che non venga piatto. Adesso lo rimettiamo giù e anche questa volta ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi.